Ultimamente sempre più persone mi stanno chiedendo come fare ad aiutare i propri figli a crescere in maniera un po' più consapevole, ma soprattutto magari a risolvere dei comportamenti poco funzionali dei propri bambini. Ebbene, quello che dico sempre alle persone, soprattutto ai genitori, è che se i bambini hanno determinati comportamenti, qualunque essi siano, o addirittura delle problematiche, la colpa, il merito o forse l'influenza è sempre dei genitori stessi, non peraltro perché sono gli stessi genitori che danno l'istruzione, che danno l'esempio ai propri bambini. Quindi su quest'ottica e per cominciare a sviluppare meglio questa idea, ho con me una persona che è esperta di bambini, anche perché cosa fa di lavoro? Insegnante di scuola elementare. Nonché insegnante di sostegno. Lei è Rosaria e con lei si stava iniziando a pensare di creare qualcosa per i genitori prima che per i bambini. Perché prima di iniziare a ragionare su un progetto nuovo per i bambini, bisogna considerare il fatto che i genitori sono i loro maestri per eccellenza, sono i loro mentori, sono i loro esempi, sono i loro dei. E quindi se il genitore per primo non ha determinati comportamenti utili per insegnare e per fare d'esempio ai propri bambini, diventa poi problematico poter lavorare sul bambino stesso. È per questo che con Rosaria ci siamo ritrovati a chiacchierare una sera proprio di questo e mi faceva notare come hai creato un progetto con la tua scuola. Crescere con le emozioni, sì, con la mia classe di terza elementare. Alza la voce, sì. Rosaria, raccontaci di che si parla. Allora, di che cosa parla questo progetto? Cosa hai fatto? Questo progetto ho prima di tutto constatato che i bambini oggi, se non riescono a rispettare le regole e soprattutto ad essere sereni, tranquilli, e quindi vediamo bambini sempre più agitati, sempre più iperattivi, e questa non è altro che una richiesta di ascolto da parte dell'adulto, che può essere in primis il genitore e poi subito dopo l'insegnante. E quindi ho deciso di focalizzare l'attenzione sulle emozioni, perché troppe volte si pensa che le emozioni negative sono da evitare, da escludere, e invece è da quelle che si impara tanto, e perché in ogni emozione c'è un messaggio, c'è qualcosa da comprendere, e quindi bisogna educare questi bambini a prendere sempre l'aspetto, a vedere sempre l'aspetto positivo anche di una situazione, di un qualcosa che non sembra ottimale, oppure che non sembra serena e felice. È più o meno quello che io faccio con i grandi, cioè quello che spiego nei vari video che faccio è che quando c'è qualcosa che mi dà fastidio, quindi appunto un'emozione negativa, un evento negativo che mi genera emozioni negative, lì c'è dietro un messaggio, anzi proprio quelle sono i più grandi maestri. E questo lei ha iniziato a insegnarlo anche ai genitori e ai bambini. Sì. Ho iniziato con questo progetto, quindi facendo venire, dando delle conoscenze ai bambini sulle diverse emozioni, e quindi proprio nel nominarle, nel capire. Quali sono le emozioni e allora la rabbia, la tristezza, la gioia e il disgusto. E lo stupore, ok. E che sono, quindi diciamo, sia negative che positive. Esatto, okay. Esatto. Presentando anche di quelle negative, in realtà l'aspetto positivo. Quindi la paura è bloccante, però non è che devi rimanere lì fermo, però ti serve per bloccarti in quel momento e magari evitare che tu ti puoi fare del male, certo. Ti metti in difficoltà oppure corri un rischio. Quindi ti deve bloccare per quell'istante, però subito dopo tu devi prendere di nuovo in mano il tuo agire. E, come la rabbia? La rabbia è dovuta a una frustrazione, a un
a un rifiuto di un qualcosa, di una repressione. E quindi tirarla fuori, cioè senza tenerla dentro repressa per troppo tempo, fa sì che tu non la tiri fuori sotto forma di un'esplosione, quindi in modo violento, ma la sfoghi piano, man mano. Questo è importante per i genitori, perché se troviamo dei genitori che magari tarpano i figli oppure li puniscono appena alzano un attimo la voce e questi poveri bambini non riescono a sfogare le loro emozioni, andranno a reprimerle costantemente e poi quando sarà il momento esploderanno e apriranno un vaso di Pandora che potrebbe fare danni, poi potrebbe sfociare in droghe, potrebbe sfociare in bullismo, potrebbe sfociare in atti ancora peggiori. Visto che lavorando sulle persone adulte mi capitano migliaia di questi casi che poi si ripercuotono sempre nell'infanzia, per questo abbiamo detto con lei cerchiamo di creare qualcosa che possa tornare utile prima ai genitori, prima ancora che ai bambini. Sì, è perché sono loro che devono dare l'avvio a qualsiasi comprensione, a qualsiasi consapevolezza del figlio, quindi è da lì che parte tutto e noi come diciamo collaboratori delle famiglie e ci rendiamo conto che a casa c'è sempre più la mancanza di proprio di figure presenti che danno questi insegnamenti ai propri figli e quindi ci troviamo a dover proprio impiantare tutto dall'inizio e oltre ad essere educatori siamo anche degli istruttori, quindi dobbiamo dare anche l'insegnamento delle discipline, della lettoscrittura. E tu sei l'insegnante elementare, giusto? Sì. Quindi prendi i bambini dai 6 anni. Ecco, questo che dice è fondamentale perché ricordiamo che i bambini non ascoltano soltanto, anzi, neanche quasi le parole che vengono dette dai genitori sono irrilevanti se poi i comportamenti dello stesso genitore non sono coerenti. L'esempio classico del genitore che dice al bambino tu non devi fumare, ma il bambino lo vede costantemente con la sigaretta, il bambino fumerà al 90%. Anzi, probabilmente già a 6, 7, 8 anni appena potrà vorrà provare la sigaretta, perché il suo dio che è il genitore lo fa. Quindi per lui il suo riferimento assoluto gli sta dando un comportamento ed è rilevante se il suo riferimento gli dice non farlo, se poi lui continua a farlo, perché reputerà giusto quello che fa il suo padre o la sua madre. Ecco perché è importante la comunicazione all'interno della famiglia, una comunicazione che non deve essere fatta soltanto a livello di parole, ma deve essere fatta su tutti i livelli della comunicazione, verbale, paraverbale, non verbale. Parliamo di parole, atteggiamenti, toni di voce, modi di fare. È vero che potresti gratificare il tuo bambino, ma se gratifichi il tuo bambino con un tono di voce scocciato, il bambino capisce che non lo stai gratificando, ma che te l'ha detto lei di gratificarlo. È lo esatto. Sente che comunque è una forzatura. Esatto, quindi tutto questo è qualcosa che ai genitori non viene insegnato, anche perché non c'è una scuola per genitori. Questa cosa per me è sempre stata sconvolgente. Io non capisco perché uno debba fare degli esami e delle scuole guide per imparare a guidare un'auto e non debba fare degli esami per avere un bambino. Come se guidare un'auto fosse più difficile che avere un bambino. Invece non è. Il lavoro, diciamo, il compito del genitore, si è sempre detto e si continua a dire ed è così, è quello più difficile perché oltre ad essere un insegnante sono anche mamma di due bambini, quindi lo vivo sia in prima 24 ore al giorno, esatto. Lo vive. Esatto. Quindi sarebbe da creare una sorta di manuale di scuola guida per genitori che manca, perché questo non è per niente facile. E il riuscire a farlo, lei dalla parte del bambino, io dalla parte dell'adulto, che è quello che e il risultato dei casini che capitano da bambino, potrebbe essere una cosa interessante. E questo è il motivo per cui stiamo facendo questo video. Perché appunto? Perché vorremmo sapere da voi che ci state guardando cosa ne pensate di un'idea del genere e che cosa vorreste che venisse insegnato, spiegato, migliorato in un manuale del genere. Un manuale che ovviamente non è un manuale di testo tipo quello della scuola guida,
ma un manuale video, quindi una sorta di video lezioni, video richieste, ok? Quindi scriveteci nei commenti che cosa vi piacerebbe sapere, soprattutto da parte dei genitori, magari dicendoci anche, non so, c'ho mio figlio che ha questo tipo di comportamento, cosa ci consigliate? Ovviamente so anche che il senso del giudizio e la paura del giudizio è enorme in molti di voi, quindi non vi dirò di scrivere questo nei vostri commenti, perché di sicuro non avrete voglia di mettere in piazza mio figlio fa così e così, perché poi tutti gli amici lo però sapranno. Però chiedere, fare una semplice domanda su quella problematica. Oppure vi do la sua mail, così scrivete direttamente a lei. Cosa così che mi passa la scimmia. Esatto, passo la scimmia e la sua mail apparirà nei commenti qui sotto. Anzi, vi dico già, se avete delle richieste da fare, questa è la sua mail dove potete scriverle. E ovviamente poi ci confronteremo nel caso in cui ci sarà bisogno anche di un supporto, non soltanto per le sue conoscenze, ma anche per le mie. Quindi, detto questo, io vorrei approfittare di lei per fare qualche domanda. E mi hanno fatto una lista qui, voi non la vedete, ma io qui c'ho un foglio, eccolo qua, eccolo, si vede, ok? Con delle domande che mi sarebbe piaciuto sviscerare con Rosaria. E l'importanza della comunicazione ormai l'abbiamo capita, è fondamentale. Quello che invece mi piacerebbe sapere da te è la tua visione del concetto di passione e di sogni, perché spesso e volentieri mi trovo di fronte a adulti, che sono stati bambini, i cui sogni sono stati completamente nascosti e repressi dai genitori, perché spesso e volentieri il genitore sperava o imponeva al bambino o alla bambina di fare quello in cui lui non è riuscito. Cioè, non è riuscito a suonare il piano, mio figlio deve andare per forza al conservatorio e diventa un maestro di piano, mentre mio figlio magari voleva fare nuoto, ballo, qualunque altra cosa. Ecco, com'è la tua visione? Perché io la vedo dai grandi. Nei piccoli tu cosa vedi e cosa hai da consigliare ai genitori? Ci sono i bambini, tutti i bambini esprimono dei desideri e che possono sembrare prematuri perché sono piccoli, cioè comunque dovranno fare degli studi appropriati. E però tante volte io posso dare la mia esperienza, io ho sempre detto da grande voglio fare la maestra e ho avuto dei genitori che comunque mi hanno assecondato in tutto e io ho realizzato il mio sogno da bambina. Si può cambiare, però tante volte, e tu ce ne dai prova, che quello che senti dentro, soprattutto quando si è piccoli, e si è più genuini e sai dentro di te, sai quello che vuoi. Guarda, ho notato una cosa in questo periodo quando giriamo questo video, sto registrando un talent in Italia, talent che verrà in televisione intorno ai primi del 2018, forse fino al 2017. In questo talent ci sono diversi coach di diverse discipline, canto, ballo, eccetera. Ebbene, ho avuto la possibilità di intervistare oltre 50 di questi coach e in tutti loro, sono persone che hanno ottenuto risultati nel canto, nel ballo, nella recitazione, quindi tutte persone che hanno ottenuto risultati nella loro vita, quindi loro si possono reputare di successo, bene, c'è una costante. Una costante a tutti e 50 i coach era che i loro genitori li hanno sempre supportati nelle loro passioni. Infatti la mia domanda era sempre, i tuoi genitori cosa facevano? E la loro risposta è stata sempre, loro mi hanno sempre supportato, loro mi hanno portato avanti, loro mi hanno seguito, loro erano felici con me dei miei risultati. Quindi il supporto dei genitori in una passione è fondamentale per far ottenere dei risultati. Quello di assecondare e assistere i propri figli, non sostituire i loro desideri con quello che vorrebbero, desidererebbero loro, cioè o meglio, che desideravano per loro stessi e che magari non sono riusciti a realizzare. Cioè, quindi si va a scaricare sui figli la responsabilità di cose che a loro non sono riuscite. Ecco, sempre in questa esperienza del talent che sto girando, sono capitati alcuni talenti appunto che hanno fatto le loro esibizioni che poi sono stati bocciati, sono stati scartati dai giudici. Ed è stato interessante vedere come alcuni di essi, mentre loro uscivano tranquilli e beati, i genitori hanno fatto delle scenate pazzesche
come se fossero stati, neanche fossero stati loro a essere, non so se gli avessero detto il no peggiore della loro vita. Quindi se la prendevano più a cuore i genitori, quando erano i figli dicevano: oh, mamma, non ti preoccupare, andiamo, sì, ci saranno altre cose. I genitori a consolare. È assurdo, cioè i figli a consolare i genitori. Quindi questa cosa qui, ecco, come consiglio ve lo diamo subito, se avete dei bambini, non imponetegli le vostre scelte, già gli imponete totalmente i vostri comportamenti perché hanno voi come modelli. Però se ci sono più cose che il bambino o la bambina vuole fare, fateli sperimentare tutte, senza indurlo o indurla verso una determinata strada. E poi sarà la persona, sarà il bambino stesso che sceglierà. Dategli la possibilità di farlo e soprattutto nel momento in cui sceglie qualcosa, supportatelo. Non state lì a fare il menagrano e dire: no, ma magari questo non ti va bene, vedi, non sei riuscito adesso, forse dovresti fare quest'altro. No, vedi, non sei riuscito adesso, impara da questo per riuscire meglio nel futuro. Comprendi perché non ci sei riuscito, cerca di non commettere più l'errore che hai fatto e vai avanti, porta avanti. Quindi vanno sostenuti in questo, cioè nel fatto, nel dire non ci sei riuscito. Non è detto che uno ci riesca subito la prima volta, però se tu veramente sei convinto di questo, vai avanti, mostra la tua tenacia. E su questo argomento dobbiamo vedere l'altra faccia della medaglia, ovvero i bambini che sbagliano di proposito. Esatto. Perché una cosa è hanno sbagliato perché hanno sbagliato. Una cosa è hanno sbagliato di proposito per farti capire a te genitore che quella non è la loro strada. O perché ti vogliono punire per qualcosa che non hai fatto, o per quali altri motivi conosci, dove hai esperienza con i bambini che puniscono i genitori a modo loro. Puniscono i genitori perché magari non hanno da parte loro un senso, cioè un clima affettuoso, una presenza costante e quindi magari solo in queste circostanze vedono la presenza e la vicinanza dei genitori, quindi dicono: ok, allora tu per tante altre cose non ci sei, ci sei solo nel momento in cui tu, magari in questo caso, vuoi che io abbia successo, perché? Perché poi sono tuo figlio e quindi c'è un riscontro anche per te che sei mia mamma, quindi... Ecco, questo è drammatico perché ho visto diverse persone che sono state letteralmente costrette a fare un determinato sport o chissà che cosa e non avendo appunto il coraggio di ribellarsi, ma soprattutto essendo quello l'unica maniera per avere le attenzioni, quindi papà mi abbraccia, mi segue solo se faccio tennis, solo se faccio questo, solo se faccio quest'altro, magari ti ritrovi dopo a fare 10-12 anni di quello sport che non ti interessa assolutamente niente. Io parlo di 10-12 anni di fare sport, ma vale anche per l'università, vale anche ma già per... già da piccoli, cioè io comunque vedo genitori che se la prendono a male se suo figlio non ha preso 10 e pretendono il 10. E io con una collega con la quale ho lavorato quest'anno e abbiamo delle idee molto vicine e a fine anno abbiamo quasi rimproverato una mamma, cioè l'abbiamo messa proprio di fronte a questa situazione e dove lei, nel momento in cui ha ritirato la pagella e ha visto i voti, ha mostrato per l'ennesima volta la sua delusione e quindi noi le abbiamo detto che sua figlia dà il massimo. È una bambina che sta cercando di venire fuori perché è troppo chiusa, troppo per far contenta sua mamma, quindi deve studiare, deve dare il massimo. E quindi in questo modo lei ha un carico da mille e non fa che altro che peggiorare le sue prestazioni, non migliorarle, perché la carica di ansia. E quindi ha maggiori difficoltà magari nell'esposizione, anche se ha studiato tanto e conosce benissimo gli argomenti, però non riesce a dare il massimo perché è troppo carica. E qui arriviamo all'altra domanda. Io vengo da una famiglia che mio padre, quando prendevo 9, avevo fatto metà del mio dovere.
Mi sono sempre chiesto, ho preso 9, per fare tutto il mio dovere devo prendere 18, però era impossibile. Questo è un altro consiglio che ci va di darvi. Gratificate. Sì. Anche se c'è un errore, anche se ha preso una pagella cattiva, non state lì a penalizzare costantemente, se no rischierete che potrà usarlo come punizione, che potrà abbassarsi totalmente l'autostima, che potrà convincersi di essere un cretino o una cretina. Non usate mai terminologie offensive e soprattutto umilianti, terminologie che devastano l'autostima. Uno dei problemi più grossi della società moderna è la carenza di autostima, cioè l'eccesso di insicurezza. La maggior parte della gente è insicura. Il sistema, con la televisione, con tutto il resto, ci mette il suo carico a bastoni, per cui rende insicuro qualunque persona. Ma se di base siamo stati resi insicuri dai nostri genitori invece che sicuri, cioè se i nostri genitori ci avessero detto tu sei in grado di fare qualunque cosa, questo errore ti serve come esperienza per migliorare e crescere, bravo, continua così, fammi vedere al prossimo... Gratificare, cioè... l'impegno, pure perché capita comunque bambini che prendono 8, 9 solo perché non raggiungono il 10 che è l'eccellenza assoluta, e i genitori mostrano la sua insoddisfazione, la loro insoddisfazione, quindi bambini restano delusi e quindi si sentono non all'altezza. Non fanno mai abbastanza. Esatto. Questo non fare mai abbastanza e non essere all'altezza è uno dei problemi più grandi, poiché si trova nei grandi, quindi quando crescono. Perché oggi non sono abbastanza per i genitori, domani non saranno abbastanza per il capo, domani non saranno abbastanza per l'uomo o per la donna, non saranno abbastanza per nessuno. Quindi non sentirsi abbastanza è una delle pietre miliari delle problematiche mentali dei grandi. E viene da qui. Quindi voi genitori... Sì, viene inculcato già da piccolo. Esatto. Quindi loro, da una parte, gli insegnanti, questo in realtà, questo manuale andrebbe fatto anche per gli insegnanti, perché ci sono alcuni insegnanti che lo usano, tanti altri che a volte penalizzano gli stessi bambini. Mi è capitato di lavorare su persone dove in regressione andavi a finire in eventi in cui gli insegnanti dicevano non capirei mai, non ce la farei mai, non capisci niente, sei cretino. Però è più, diciamo, tanto l'insegnamento di vecchio stampo, che diciamo che c'è parecchia più gioventù adesso da... gli insegnanti. E allora però adesso, da insegnamento di vecchio stampo e insegnamento di nuovo stampo, mettiamo due punti su lì, perché se da una parte l'insegnamento di vecchio stampo era quello che ti bacchettava sulle mani, rigido, che magari legava il dolore, è vero che i bambini non andrebbero mai toccati, però è anche vero che adesso sfociamo nell'esagerazione, perché oggi gli insegnanti, cos'è che mi raccontavi l'altra volta? Che proprio la figura dell'insegnante non viene rispettata, non viene compresa, viene proprio maltrattata, umiliata dai bambini e dai genitori. Perché? Perché se dici una parola sbagliata? Non sei un insegnante adatto, non sei all'altezza. Può essere denunciata, quindi dal punto di vista giuridico noi siamo... Praticamente ogni giorno rischiamo la galera, perché siamo punibili civilmente e penalmente. Allora, capiamoci, fino a 30-40 anni fa i bambini andavano a scuola col terrore degli insegnanti. Oggi sono gli insegnanti che vanno a scuola col terrore dei bambini. Cioè, comprendiamo come l'autorità che dovrebbe essere passata dai genitori agli insegnanti, oggi non viene passata più, perché poi, anche tu mi dicevi che a volte sono i genitori stessi che di fronte... fanno comunque delle constatazioni nei riguardi dell'insegnante poco piacevoli proprio davanti ai figli, e quindi loro che sono un esempio, se pensano in questo modo loro, figuriamoci i figli, quindi tutto parte dalla famiglia, c'è poco da fare. Io ne sono consapevole sia come mamma e sia come insegnante, e come mamma e mi sto mettendo in gioco, perché vedendo queste cose da insegnante, quindi con più distacco, e sto cercando di lavorare sull'aspetto di mamma per evitare di commettere questi errori con i miei figli, e quindi anche io sto un attimo
cercando di calibrare un tipo di metodo, una metodologia, perché non si deve dare troppo, ma non si deve dare niente. E quindi in ogni cosa c'è bisogno della giusta misura. C'è bisogno del premio e della punizione. Non è giusto dare solo premi e non è giusto dare solo punizioni. In base, il buon senso del genitore deve essere in questo, nel saper dotare, nel saper mettere in atto un comportamento adeguato in base alla situazione. Se tu hai dato la possibilità a tuo figlio di fare una certa esperienza e l'hai messo in guardia e lui fa qualcosa di dannoso, è giusto che si prenda la punizione o quantomeno la conseguenza del danno che ha fatto. Esatto. Anche e allo stesso caso, se lui dà il massimo per realizzare un qualcosa e non riesce a farlo in maniera ottimale, bisogna gratificare l'impegno che ci ha dedicato, che ha impiegato, e supportarlo in questo, fargli vivere quel momento che per lui magari è deludente in una maniera più gradevole, quindi dandogli il giusto supporto. Qui ho un paio di cose che forse vi daranno fastidio, che vi sto per dire. La prima cosa, so che se guardate i miei video sapete che dare fastidio vuol dire, se provate fastidio per quello che vi sto per dire, probabilmente c'è qualcosa che dovete risolvere. Beh, innanzitutto la prima è quella che la scuola la scegliete voi per i vostri bambini, quindi la responsabilità della scelta è la vostra. Nel momento in cui scegliete la scuola, date, passate l'autorità agli insegnanti, perché se voi trattate gli insegnanti come l'insegnante mi ha messo una nota, se io tornavo a casa con una nota, mio padre mi dava il resto. Fortunatamente non è mai successo, però a suo tempo era così. Oggi si rischia che se qualcuno torna a casa con una nota, gli dice, vabbè, lascia perdere l'insegnante, non ti preoccupare. Se i genitori fanno queste cose, viene sminuito l'insegnante e viene data l'autorità al bambino di fare quello che vuole. E poi da lì entriamo nel mondo del bullismo, esatto, e tutto il resto, che tra l'altro... prendere in giro gli altri, perché si sentono potenti, che possono fare tutto, qualsiasi cosa desiderano, vogliono, gli passa per la testa, quindi mettendo a rischio se stessi e gli altri. Questo è quello che nei cani accade quando i piccoli cagnetti vanno ad abbaiare a quelli grandi facendosi forte del padrone che hanno dietro, perché hanno le spalle parate, poi se stanno da soli stanno zitti. Attenzione a questo, perché anche il termine bullismo 30-40 anni fa non era proprio così conosciuto, anzi non si sapeva proprio, ma anche perché le prendevano. Esatto, non c'era possibilità di avere questi, esatto, comportamenti, quindi se un alunno sbagliava e si parlava con i genitori prendevano le giuste conseguenze, trovavano la soluzione. Penalizzavano il bambino, esatto, in maniera... Poi vabbè, alcuni magari lo penalizzavano un po' troppo menandogli, cosa che non andrebbe fatta, però il concetto di premio e punizione, ci ho fatto anche un video che si chiama proprio premio e punizione, salto avanti, guardatelo, deve essere questo. Oggi una punizione potrebbe essere togliergli quel qualcosa che a lui piace. Gli date l'iPad, che già non andrebbe dato, ma va bene, toglietegli l'iPad. Ormai ne hanno cambiato anche... i mezzi di informazione, però Xbox, oddio, Xbox, PlayStation, togliere la PlayStation per una settimana, vedete che il bambino, e quella è l'unica cosa a cui interessa loro, quindi visto che tra l'altro gli fa solo bene non usarla, quindi quella potrebbe essere un'ottima punizione, perché non gli fate solo del bene. La seconda cosa ben peggiore è quella che a volte fanno molti genitori, io ripeto, la scopro negli adulti, perché incasinano la testa degli adulti e condizionano completamente i loro comportamenti nel futuro, è il fatto di legare il ti voglio bene a condizione che fai determinate cose. Ok? Questo è devastante, perché se studi ti voglio bene, se non studi no. Se fai questo mamma ti vuole bene, se fai questo mamma non ti vuole bene. Questo andrebbe assolutamente eliminato dal concetto
del genitore, dal manuale del genitore, questo va assolutamente eliminato. Per un semplice motivo, perché il bambino si sentirà costretto a fare determinate azioni sotto minaccia. Quindi, visto che tutti tendono a essere voluti bene, usare questa come leva motivazionale è la peggiore scelta che un genitore possa fare. Sì, perché non si sentono amati come vorrebbero. E quindi ecco che ci troviamo di fronte a bambini che sono sempre più fragili emotivamente. Esatto, e ancora più insicuri. E ancora più insicuri, sì. Quindi, mi raccomando, io ti voglio bene a prescindere. Questa cosa qui la potevi fare meglio, che sono due cose diverse. Cioè, non fate mai capire al bambino che il vostro amore è condizionato dal raggiungimento di un risultato, dal raggiungimento di un 10, dal raggiungimento di un premio nello sport, perché è una delle cose più devastanti che si possa poi creare all'interno della mente di un bambino. Quindi mi raccomando. Sono deluso di te. Oddio. Sono deluso, tu non vali, tu non sei capace, io non ti voglio bene, tu non meriti. Queste frasettine qua, dovremmo fare un decalogo di frasi del genere. Queste sono qualche frase del genere, in passato l'ho usata anch'io, quindi mi rendo conto, ecco perché ti dico che anche io da mamma mi sono messa in gioco e sto cercando di evitare, cioè di modificare il mio atteggiamento, la mia terminologia. Ma anche perché tu, mamma, vieni da eri una figlia. Esatto. Una figlia che è arrivata da una mamma che a sua volta le ha fatta da maestro, Quindi oggi lei studia e riesce a capire i suoi comportamenti, modificarli e insegnarli anche agli altri. Ma per tutti gli altri che non hanno questa fortuna, in qualche modo ci piacerebbe appunto dare un supporto proprio per creare almeno proprio delle basi da evitare, cose da fare, quindi cosa da evitare e cose da fare. E vediamo un po', prendiamo il nostro foglietto magico dove abbiamo scritto un po' di cose. Oddio, questa è bella, su questo ci ho speso parole, video e tutto. La parolina magica, una delle parole più difficili da trovare alla gente, la coerenza. Allora, qui vi faccio un piccolo inciso. Se studiamo il mondo animale, ormai chi mi conosce sa che i miei maestri non sono più i libri, non sono più gli pseudo guru della situazione, ma sono gli animali liberi. Ora, gli animali, se voi vedete il padre e la madre di una cucciolata, entrambi saranno sempre coerenti nel loro comportamento. Cioè, se il gatto cerca di fare un'azione che non va bene, che sia la madre o che sia il padre, lo prendono e gli danno una sgraffiata. Così che capisce che quell'azione non è giusta né per la madre né per il padre, e soprattutto entrambi non faranno mai l'azione che hanno detto al gatto di non fare, saranno coerenti col comportamento. La coerenza del comportamento esiste in tutte le specie animali tranne in una, l'uomo, che dice una cosa e non la fa. Ok, poi ci ho fatto dei video dove spiego tutto questo, però nei genitori è fondamentale la coerenza del bambino. Perché, ad esempio, se no lo destabilizzi ancora di più, perché prima dici una cosa, poi tu ne fai un'altra, poi magari ne dici un'altra, e quindi lo porti ad una confusione totale. No. Già viviamo in una realtà e comunque con i media che non fanno altro che disorientarli con tutti questi cartoni animati, con questi videogiochi, e quindi di confusione in testa ce n'hanno già tanta. Quindi almeno il genitore deve cercare di essere coerente con quello che dice, pure perché... E con l'altro genitore, questa è la cosa più difficile. Esatto, pure se magari, anche questo vivo in prima persona, non sempre si è d'accordo cosa da fare, però questa cosa va discussa in separata sede senza i figli, senza la presenza dei figli, e quindi bisogna poi mostrare ai figli la decisione presa, che deve essere sempre ben voluta da entrambe le parti, anche se magari all'inizio uno dei due partner è un po' indeciso, mostra il proprio disappunto, però poi è giusto che alla fine si trova un accordo, e quindi
al figlio si mostra direttamente la decisione presa, in modo tale da dargli un punto fermo. Ed entrambi i genitori poi devono rispettare la decisione. Quindi devono essere coerenti, la cosa più banale del mondo. Un genitore dice la Coca-Cola ti fa male, prendiamo una cosa a caso, non me ne voglia la Coca-Cola che fa male. Un genitore dice la Coca-Cola ti fa male, l'altro genitore non è che appena esce per prendersi o per fare un favore al figlio o si fa imbambolare dal figlio e gli compra la Coca-Cola, perché uno sminuisce quello che ha detto la madre, per esempio, due, gli sta dando incoerenza. Questo purtroppo nel mondo odierno è un po' un problema, perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte a genitori separati i quali intanto non sono d'accordo tra di loro e spesso e volentieri cercano di avere i favori del bambino. Quindi cosa fanno? La mamma ti ha detto che non devi mangiare carne? Vieni da me che ti facciamo una bistecca di bue da 10 kg. Così che poi puoi chiamare la mamma mentre mangi il bue e dici: mamma, vedi tu che non mi fai mangiare la carne? Con papà sto mangiando un intero bue muschiato. Non va bene, perché questo dà un'incoerenza pazzesca. Non dà più l'autorità ai due genitori e il bambino si confonde. E se ci sono bambini molto sensibili è ancora più dannoso, perché magari per evitare che i genitori poi litigano su quell'aspetto cominciano a tenersi dentro quello che fa con un genitore o fa esatto. Quell'altro, per evitare che i rapporti tra entrambi i genitori si rovinino ancora di più. Tra l'altro, qui ce ne aggiungiamo un altro, a volte i bambini si sentono la causa della separazione dei genitori, e lì è un delirio, perché poi si chiudono completamente, non sanno più cosa dire, hanno paura di fare ancora più danno, e poi ci troviamo le persone che già sono insicure, restano ancora più insicure, non esprimono le loro emozioni, non dicono niente a parole, e tutta una serie di problematiche che da grandi poi riscontriamo. Quindi mi raccomando, diventano i loro segreti, perché non ne parlano con nessuno. Oppure, peggio ancora, cominciano a mentire. Per cui mettono la mascherina valida per la mamma, la mascherina valida per il papà. Sì. Mamma è vegetariana e vuole che mangi solo frutta e verdure. Che buone frutta e verdure. Papà dice che la carne fa bene. Che buona la carne, papà andiamo a comprarla. E questo inizia a creare il cosiddetto bisogno di accettazione, cioè io metto la maschera di convenienza per mamma perché mi accetta se faccio questo, per papà perché mi accetta se faccio questo, per nonna, eccetera. Quindi diventa una finzione. Diventa una finzione. E quindi il bimbo si spoglia della propria identità e diventa una mascherina per farsi accettare da tutti, che poi pagherà da grande, come spesso accade. Tra l'altro il bisogno di accettazione è uno dei bisogni più diffusi nel nostro mondo occidentale. Bisogno di accettazione in genere nasce o da un abbandono o da un rifiuto. Quindi mia mamma mi rifiuta se faccio questo e quest'altro, mio papà mi rifiuta se faccio questo e quest'altro, oppure papà mi ha abbandonato, mamma mi ha abbandonato, perché? E così dall'abbandono o dal rifiuto nasce questo. Da qui nasce anche, questa è anche una delle motivazioni per cui ho fatto questo progetto, perché nella mia classe ci sono tanti bambini di genitori separati. Purtroppo. E quindi... ne ho esperienza diretta di questa cosa, e quindi ecco che lavorare sulle emozioni, fargli comprendere e che il tirare fuori, il non tenersi dentro quello che li fa star male è di fondamentale importanza. Quindi sto cercando di fargli passare il messaggio che bisogna parlare in qualsiasi a qualsiasi costo, se puoi ferire un genitore o qualcun altro, pure perché solo così si trova la soluzione. E tante volte è solo un qualcosa che diciamo una comprensione personale, perché magari tu travisi il messaggio. E quindi su qualcosa che in realtà non era il messaggio giusto, tu comprendi tutt'altro, e quindi poi da lì diventa un qualcosa di gigantesco quando
costruito su un qualcosa che non esiste. Ammazzate il mostro da piccolo. Quindi, quando nasce un mostro nella testa di qualcuno, cercate di capirlo e risolverlo da piccolo, perché se poi cresce, questo mostro va avanti per incomprensioni su incomprensioni per anni. E anche questo, ripeto, si trova poi nei grandi. E quindi ritorniamo all'importanza della comunicazione. Ma non solo da parte del bambino, perché se il bambino loro gli insegnano a parlare e a comunicare, dall'altra parte i genitori devono essere capaci ad ascoltare. Esatto. Perché se il genitore sta là, no, adesso no che sto guardando Beautiful, no, adesso no che c'è Amici, il bambino dice, ok, Amici e Beautiful sono più importanti di me. Ma cagaccia. No, io ad esempio quest'anno è capitato che abbiamo richiesto del colloquio con qualche famiglia che non ascoltava. Proprio per far presente delle problematiche che erano uscite fuori dai propri figli, in modo tale da dare l'input proprio alla comunicazione, quindi all'ascolto. E questo non è facile, l'ascolto è una delle, la mancanza di ascolto è uno dei problemi più grandi oggi nell'essere umano, soprattutto nel nostro mondo. La gente pensa a quello che è in testa, è sempre affaccendato, c'ha Facebook, c'ha Twitter, c'ha mille cose da fare e il bambino non lo ascolta. Capisco che il bambino può essere un impedimento ai vostri like su Facebook, però dategli ascolto, perché l'avete fatto. Quindi io sono un po' distonico, attenzione, scusatemi, so che non tutti i genitori sono così, però ne vedo talmente tanti e comprendo talmente tante situazioni, ho visto talmente tante situazioni che spesso derivano appunto da questa mancanza di comunicazione ai bambini, mancanza di attenzione, genitori che l'hanno fatti poi si sono divorziati, genitori che ne hanno fatti soltanto per restare assieme. E quando poi si creano i genitori che si separano, si creano ulteriori famiglie e quindi nascono altri figli. E quindi il matrimonio del proprio padre o della propria madre, la nascita di un fratellino o sorellina della nuova famiglia non è facile da accettare, quindi solitamente vediamo nei bambini un atteggiamento di rabbia e o di senso di colpa, senso di abbandono, perché dice mi ha abbandonato e se n'è andato, quindi io non sono una buona figlia perché poi ha voluto un'altra figlia, ha voluto un'altra moglie, quindi si è creata una nuova famiglia abbandonando noi, quindi vive il senso di abbandono, si sente inadeguata, non si sente all'altezza, non si sente una buona figlia, quindi tutte cose che non fanno che devastare il bambino e rovinare l'adulto che diventerà. Io direi che qualche spunto l'abbiamo dato. Esatto. Adesso qui sotto riappare la sua mail, quindi le passo la scena. E direi un po' di messaggi e quindi nei commenti, che sia su YouTube, che sia su Facebook, ovunque vedrete questo video, dateci degli spunti su cosa vorreste sapere approfondire riguardo l'essere genitori. Consiglio che vi do, se avete già dei figli, prendete spunto da questo che abbiamo detto, approfondite, chiedeteci consigli, dateci anche modo di studiare un progetto per voi. Se non siete ancora genitori, aspettate prima di fare dei bambini, ve lo chiedo con tutto il cuore, seguite per cortesia. Non abbiate fretta. Prima di fare un bambino chiedetevi prima, uno, lo sto facendo perché voglio davvero un bambino? O voglio un bambino perché mio marito o mia moglie mi sta lasciando, il mio compagno o mia compagna mi sta lasciando, oppure le cose non vanno così bene, così con un bambino me lo devo tenere ben legato, oppure peggio ancora, voglio il bastone della vecchiaia, perché un bambino è qualcosa che ti tiene lì vicino per un bel po' di anni e sei sicuro che ce l'avrai sotto controllo per sempre. Quindi, se lo fate per tenere legato il vostro partner, lasciatelo subito che fate prima, vi risparmiate un sacco di tempo. Se lo fate per avere il bastone della vecchiaia o per avere qualcuno a casa che vi aspetta, fatevi un cane. Purtroppo, mi spiace per i cani, non andrebbe fatto neanche per questo, sarebbe meglio un trudo, un peluche, qualunque altra cosa, però se volete che vi aspetti e vi abbai o che vi faccia le feste, è meglio un cane, perché un cane vi fa sempre le feste, il bambino no. Se proprio lo volete davvero per amore, per evoluzione, per continuazione della specie, per creare un essere che possa fare davvero qualcosa per il mondo, mettere dei valori importanti. Allora, davvero fate sto bambino, ma assicuratevi che la vostra relazione sia stabile, assicuratevi che ci sia una madre, un padre per un bel po' di tempo, possibilmente per tutta la vita del bambino. Assicuratevi un po' di cose, perché davvero abbiamo già
tantissimi bambini rovinati, tantissimi adulti ben più rovinati dei bambini, non abbiamo bisogno di altri bambini, se proprio li dovete fare, fateli con consapevolezza. Quindi l'idea che vorremmo sviluppare è quella di creare dei genitori consapevoli, di rendere chi è già genitore magari un po' più consapevole e riuscire a parare o a risolvere i danni che hanno creato nel tempo. Mettere in atto magari atteggiamenti che possono far solo del bene ai figli e quindi esatto. Seguirli e dargli un supporto per la loro evoluzione. Quindi rieducare chi ha già dei bambini, rieducare i genitori che hanno già educato dei bambini, magari creando delle disfunzioni o comunque dei comportamenti che non sono certamente utili per vivere sereno e felice in questa società, e per i neogenitori, per quelli che vorranno diventarlo, magari dare degli spunti su cui iniziare a studiare questo manuale di scuola guida prima appunto di comprarsi una macchina, prima di fare un vero e proprio bambino. Essere veramente consapevoli del grande lavoro che c'è dietro. Che c'è dietro. Fare un bambino io non ne ho, non ne voglio, perché so benissimo che cosa vuol dire, se avessi un bambino non potrei più dedicarmi a tutto quello che sto facendo, però se volete farlo sappiate che vi ci dovrete dedicare. Il bambino non è un pacco postale da lasciare alla mamma, alla badante o a qualcun altro, perché spesso e volentieri vedo anche questo. Diventa, secondo me, la prima missione in assoluto, quindi devi prima di tutto provvedere a lui e poi a fianco, cioè va a braccetto, poi magari riprendere pian piano, fare delle cose per se stessi. E perché man mano che i figli crescono, cioè magari richiedono meno la presenza del genitore, però quando sono piccolissimi, purtroppo è così, e tu come genitore ti devi mettere da parte, devi comunque occuparti di tuo figlio, e poi piano piano crescendo integri di nuovo con le tue abitudini, quindi ti prendi più cura di te stessa. Questa è la sua mail, saremo in contatto, quindi non vi preoccupate, interagirò anch'io se c'è necessità di darvi qualche consiglio più approfondito. Chiudo con un'ultima cosa, e questa forse può dare fastidio. In natura il compito dei genitori, e gli animali lo sanno benissimo, è quello di rendere il cucciolo indipendente il prima possibile. Questo accade in tutte le specie animali, tranne uno. Indovina qual è? L'uomo. Spesso e volentieri i genitori fanno tutto loro in maniera tale che il bimbo non diventi mai indipendente. E questa è una delle cose peggiori che possa fare un genitore. Ricordatevi che il genitore è quello che aiuta il figlio a volare con le proprie ali, non a quello. Deve fare da supporto. Esatto, non quello che gliele taglia per tenerlo sempre lì legato a casa. Quindi con quest'ultimo consiglio, con quest'ultima riflessione, chiuderei questo video. Probabilmente ce ne saranno altri, magari svilupperemo, vedremo adesso come sviluppare questo progetto, ma soprattutto se lo svilupperemo e come lo svilupperemo dipenderà esclusivamente da voi e da cosa ci scriverete, da cosa ci chiederete. Esatto. Quindi scrivete. Grazie a tutti. Grazie ciao. A ciao, grazie a te.